Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Allora, puntata, prima puntata della settimana per FIFA 20. Volevo fare un riepilogo con voi di quello che è successo. Ma sabato avete visto l'episodio, o perché non ce l'avete visto, andate a vedere. Avete visto l'episodio alle ore 17, quindi col cappuccino, o meglio, come dicono gli inglesi, con il tè e i due biscottini, quindi il cappuccino non ci casta nulla. Avete visto la partita, la vittoria della nostra squadra contro, non mi sovviene il nome, Gilsen o qualcosa del genere. Comunque siamo passati il turno. Bene, ha fatto seguito in fase di registrazione altri video, sempre della nostra avventura in Coppa. Purtroppo i video hanno avuto la stessa sorte del video che doveva andare in onda martedì precedente, che invece non ci andava. Cioè, praticamente a scatti OBS mi ha dato dei problemi. Mi ha dato dei problemi e quindi, però ovviamente avendo salvato, ho perso quelli che sono, come posso dire, diciamo, ho perso la possibilità di farvi vedere quelli che sono i proseguimenti, quello che è successo nell'immezzo. Allora, vi lo racconto. Dal punto, abbiamo simulato, abbiamo fatto una partita di coppa contro il Derby Country e l'abbiamo vinta 3-0. Derby Country che aveva tra le proprie file Malone, giocatore ex Liverpool, e il come si chiama? Non mi viene in mente l'ex Manchester United, non mi viene in mente, ve lo dico. Comunque, due grandi giocatori, un po' anzianotti. Rooney, ecco, mi è venuto a mente. Quindi noi siamo riusciti a fare una grandissima partita con tre gol. Abbiamo vinto tre gol, ma abbiamo preso a pallonate il portiere del Derby County. E sostanzialmente sono andati in gol Jackson, è andato in gol Han e è andato in gol Hunter. Quindi i tre migliori giocatori, anche se Jackson, come vi ho già detto, non mi ricordo se era nel registrato e quindi non capisco più nulla. Comunque, Jack sta facendo un po' il furbetto perché si sta cercando un'altra squadra. Comunque, vabbè, questo è un dettaglio di poco conto, ma è pur sempre un dettaglio. Bene, dicevo, conseguentemente abbiamo fatto delle simulazioni, due partite simulate, una sconfitta e una vittoria. No, un pareggio, scusate, una sconfitta e un pareggio. Questo ci ha portato a... Questo, dicevo, vi ha portato a una serie di, come posso dire, di discese, a una serie di discese, a la perdita del terzo posto e a favore del quinto. E ora vediamoci la classifica a questo livello dopo 20, 28-29 gare fatte. Allora, in testa ci abbiamo, è cambiata anche la squadra di testa, il Chelmsford City, che ha scalzato di un punto il Mansfield Town. Segue a 59 punti, quindi a 2 punti dalla vetta, il Shinnon Town. E a 57 c'è il Colchester. Il Colchester, comunque lui, che ha 3 punti più di noi. Poi ci siamo noi, poi c'è lo Stevenage e il Macclesfield. Macclesfield, che se vi ricordate, andatela a vedere se non ve lo ricordate, è la squadra che ci ha battuto nell'unico tiro che ha fatto. Partita bruttissima da parte nostra, ma dominata, soprattutto per quanto riguarda il possesso palla, ma poi abbiamo perso un tiro, un gol. Ecco, diciamo che noi siamo quinti, l'obiettivo è quello di vincere, capito? Ma la vedo dura perché abbiamo 7 punti dal Bradford City e non abbiamo ancora giocato ancora contro di loro. Quindi quello potrebbe essere una cosa positiva. C'è sempre qualche partita, non tantissime, a dire il vero. E speriamo di non arrivare ai playoff. L'obiettivo è quello di vincere il campionato, anche perché è uno degli obiettivi che ci ha dato la dirigenza. La squadra non è grandissima, in grandissima forma, però oggettivamente vedremo un attimino. Mentre se andiamo a vedere la competizione, noi siamo rimasti solo qui perché tutto il resto siamo fuori. Noi abbiamo vinto 3-0 col Derby County, come vi ho detto, e non c'è ancora il sorteggio. Non c'è ancora il sorteggio per il proseguo. Allora, oggi, anche oggi, facciamo come vi avevo già detto, se non sbaglio, già nel video di martedì, ma anche mi sembra quello di sabato. Comunque, se non ve l'ho detto, ve lo dico ora. Oggi non facciamo nessuna partita giocata, ma solo simulata. Bisogna andare avanti. Facciamo 4 simulate. 4 simulate e vediamo dove arriviamo.
Tanto anche il nostro Han non è più capocannoniere, ma è a 13 gol, come potete vedere. Allora, vediamo un attimino. Contatti per trasferimento. Buongiorno Moro, vi voglio risalire che il contratto di Chris è in scadenza, la squadra che gli ha offerto un precontratto. Finale aspetta Chris Neal, che invece di trasferirsi. Ok, va bene, va bene. Andiamo a vedere però. No, andiamo avanti perché voglio fare la simulazione di questa partita. Allora, buongiorno, ma volevo acquisire che il contratto di Bond in cadenza squadra Rock gli ha fatto questo tutti in scadenza, ma questi non giocano mai. Non hanno una scadenza del contratto. Ok, va bene. Sono tutti giocatori che non giocano, quindi potrebbero anche. Allora, si gioca contro il Cambridge, quindi contro gli intellettuali. Simulazione. Allora, la squadra gioca con Wilson quindi lo mettiamo in panchina. Ma non è neanche in panchina, il nostro bomber oggi si riposa. Va bene, a Cambridge andiamo a vedere cosa succede. Riscaldamento dei giocatori. Wilson e Thomas Asante sono le due punte e abbiamo vinto. Oh, vediamo un po'. Gol di Wilson e Thomas Asante. Bene, abbiamo vinto 2-1. Partita d'offerta perché, ah, oddio, no, diciamo al 59esimo. E una munizione. Pond è in panchina, quello che dovrebbe andare via. Va bene. D'accordo, andiamo avanti, quindi poi vediamo cosa succede. Facciamo un'altra simulazione. Tanto andiamoci a vedere la forma di Pong, perché allora andiamocela a vedere. Pong, bim pong, bim pong. Allora, Pong è un difensore centrale che non è malaccio e lui ovviamente non è molto contento. Non sono contento nemmeno io. Ecco, intanto abbiamo Curry che è un terzino destro e diciamo, non ce la fa più e si mette in panchina, che poi è esterno. Poi abbiamo un altro difensore centrale, facciamo giocare Pond, tanto se poi se ne va, quindi. Poi abbiamo lui che non ce la fa più, che è un CDC, un centrale, e mettiamo Gibson. Poi mettiamo Andrade, rifacciamolo rigiocare. Ok, e Andrade gioca. Allora, Wilson, rimettiamolo in panchina e facciamo giocare Armstrong. Han, ovviamente, lo mettiamo a posto di Ansante. Vai. Ok, intanto, così come sì, ok. Poi dopo si vede un attimino cosa cambiare. Andiamo velocissimi, velocissimi. E facciamo, quindi siamo sempre quinti, però a 2 punti, 3 punti dalla terza posizione. Vediamo un attimino cosa succede. Carabao Cup, noi purtroppo siamo fuori dalla Carabao Cup e lì eravamo nel momento in cui sostanzialmente la trattativa di rimanere un po' da squadra è stata saltata perché non si è riuscita a trovare un accordo, è stata un'operazione e chi se ne frega ce lo metti? Tanto Pong oggi gioca, Pond avanza, andiamo un po', ultimo giorno di mercato, noi spesso oggi, vabbè, avanti perché tanto non ce ne frega niente, acquisti, non si è preso nulla, quindi. Ultimi acquisti sono di Insigne al Borussia e di, chi è questo? Tete al, è le due squadre che non si conoscano. Allora, vediamo un po' se si riesce ad andare avanti, perché siamo a gennaio, ragazzi, c'è sempre 3 mesi di campionato, eh. Andiamo avanti. Ah, intanto ci sono le poste in arrivo, vediamo se c'è posta in arrivo. Fernandinho, la Lazio. Buongiorno, proprietario che per una tendenza quando non ha offerto un precontratto, se non è la tutto questo calciomercato. Allora, andiamo avanti. Fernandinho è andato alla Lazio. Dal, cos'è, il Chelsea? Poi abbiamo Reds. Vediamo un attimino. Mi sa che ora Pond che a me se ne va. E lui con che si gioca? Noi? Con Redens è andato da boh, Gignac. 2 ore al termine. Perez è andato via dalla Roma per 5 milioni di euro e mezzo. Che è questo? Finito. Ok. Noi ci abbiamo nulla, no? Come acquisti, futuro mercato. Così, non, purtroppo non si poteva comprare nessuno. E quindi si è solo trasferito. Niente. Allora, contro Port Vale. Seconda simulazione della giornata. Allora, ok.
Armstrong, quindi si debutta questo ragazzino, vediamo un po', si gioca contro il Portogallo in trasferta, ottima vittoria. Allora, chi ha fatto gol? Turay è molto forte, poi chi è quest'altro? Non lo vedo, autogol, Eloy. Allora, è uscito Hunt, Armstrong, sono uscite Gibson. Però non vedo chi ha fatto quei due gol, un autogol punto probabilmente. Comunque, andiamo avanti e quindi siamo riusciti ad avere altri punti. Siamo in terza posizione, quindi diciamo 5 punti dalla vetta. Andiamo avanti, 5 punti dalla vetta, ragazzi. Sarò franco, è poco, lui Wilson può sempre giocare. Uno così veramente è una cosa abominevole. Abominevole, però diamogli un attimino di risposta. Sto tenendo un buon periodo. Allora, mister, grazie, no, sto tenendo un buon periodo, come mi sento bene, mi prendo un banchino contro te. Rispondi. Ci aspettano quelli più importanti. Vabbè. Poi, misero Franco, poco usato che mi sta cambiando la mia carriera. Voglio essere tutto peggio di più. Le prego di accontentarmi. Ok. Per quello che hai fatto qui, spero che questa esperienza possa essere utile per chi ci ha mangiato. Vendi in rosa. Allora, vendiamolo e così si lava di torno. Vai, su. Mostrazioni. Blocco offerto, va bene, lui è papabile. D'altra parte non si può far già a tutti, eh. Questo, grazie per il messo in squadra, non pretendo di giocare sempre, ma ho bisogno di comunque di essere. Ok, allora facciamo. Io poi faccio le infusioni, no? Facciamo ora. Cioè nel senso. Faccio un fondo della gente. Allora, Armstrong lo rimetto in panchina e metto Wilson che è giù di tono. Lo metto un po' qui. Poi qui metto Jackson. Voglio vedere cosa succede. Quindi ora Wilson, voglio vedere cosa fa. Ora ragazzi, giocate tutti i momenti, per l'amor di Dio. L'abbiamo preso per farlo giocare, però. Principale e giochiamo Simula. No, scusate. Questa è l'ultima partita, ragazzi, si simula, poi la prossima si giocheranno, o vediamo, comunque contro il Cleveland, avanti. E 3-0, gol di Jackson, Tower e Elliott entrato nel secondo tempo al Porto Wilson, quindi Wilson l'abbiamo fatto giocare ma è veramente sottotono. Vediamo un attimino, il Bradford City ha rivinto 2-0, quindi io penso sarà la squadra che andrà su diretta, non so se ci sono le prime due, comunque noi siamo terzi a 2 punti dal Mansfield Town, quindi io direi anche Elliot, diciamo, credo, vediamo cosa dice Elliot. Allora, credo di aver potuto far meglio nell'ultima partita, ma grazie a una grazia che mi ha concesso. Non prendetela, ok. Stai andando alla grande, non c'è una scotta capita, ma non prendetela, vergogna, ok. Quindi io direi Wilson, mettiamolo da una parte perché tanto è più, come posso dire. E io direi, diciamo, quindi Wilson si mette da una parte e non abbiamo più come attaccante perché tanto l'abbiamo fatto giocare e non rende. Quindi gli attaccanti si gireranno tra Han, Jackson, Elliot e poi l'altro giocatore che è sempre scontento che è Assante Martin. Aspetta, vediamolo, se no dico le bischerate. Vediamo un attimino. Infatti ora si leverà subito. Lì si rimetterà Han e poi eleviamolo. Tanto lui eccoli, Thomas Assante. Sono questi i nostri attaccanti ora. Quindi io di più non pigerei oltre. Vabbè? E Pond sta giocando, addirittura capitano, quindi dovrebbe essere venduto e capitano. Ragazzi, io direi con questa videata qui di chiudere il nostro video. Ovviamente il prossimo episodio ci sarà sicuramente una partita. E come vi ho detto nell'episodio di sabato, ormai questa settimana postiamo i video come diciamo.
come le altre settimane, cioè un video a mezzogiorno e un video alle 17. La prossima, invece, purtroppo per problemi di lavoro, devo passare, cioè devo ridurre a un video a settimana. Quindi alcune serie andranno un attimino sospese, verranno sospese. Comunque farò il video di domenica. Il video di domenica sarà appunto un video che sostituirà il video degli altri giochi, dove appunto descriverò il nuovo palinsesto e quello che succederà. Ovviamente FIFA ci sarà, gli sport del calcio, cioè i video di calcio ci saranno tutti, non ci saranno alcune serie, ma poi ve lo racconterò per bene e per meglio, come diceva qualcuno, sabato, anzi no, domenica. Va bene, ragazzi? Allora, io vi invito comunque a seguire tutte le altre serie, gli altri episodi che posterò sul canale. Oggi alle 17 appunto c'era FIFA, a mezzogiorno avete visto sicuramente l'episodio di PES, e queste due saranno le serie che comunque avranno più video durante la settimana. Domani pallacanestro, non so se verrà postato un 2B NBA Cup, 2K oppure live, e poi alle 17 metro. Queste due serie molto probabilmente verranno un attimino sospese. Giovedì ancora PES a mezzogiorno e una partitina a tennis, e tennis invece si porterà avanti. Ragazzi, io direi a questo punto di chiudere qui, invitarvi ovviamente a fare un giro anche sulla pagina Facebook del canale, ovviamente si chiamerà PG Passione Games, dove troverete oltre che ai video anche altri contenuti. E se vi è piaciuto mettete un like, sicuramente vi sarà piaciuto, e iscrivetevi, ragazzi. Non guardate e basta i video, iscrivetevi anche sul canale perché le iscrizioni si sono un pochino rallentate. Un saluto, ciao!